Chiara Zappalorto, presidente provinciale del PD di Chieti, azioni sul Parco della Costa Teatina per chiedere un'accelerazione e una perimetrazione definitiva di quest'area che può rilanciare l'economia del turismo in Abruzzo. L'accelerazione sicuramente è stata impressa negli ultimi mesi dall'attività che i nostri parlamentari hanno fatto a livello di governo nazionale. C'è stato da parte della regione un cambio di passo, perché da prima contrarissimi oggi sono favorevoli e quindi favoriscono, diciamo, il lavoro dei sindaci sulla perimetrazione. Qualche giorno fa c'è stato un incontro fra i sindaci della costa e il capo della segreteria del ministro Orlando, proprio per discutere la tempistica per la perimetrazione. Quindi io sono fiduciosa che a breve noi avremo finalmente il parco che attendiamo dalla fine degli anni 90. E rispetto al parco, io ho sempre sostenuto, il Partito Democratico ha sempre sostenuto a livello provinciale, regionale e nazionale, con l'attività del sottosegretario Legnini, abbiamo sempre sostenuto che possa essere l'unica opportunità di rilancio per il nostro territorio, accanto chiaramente a quella che è l'industrializzazione e quindi la Val di Sangro. Il trinomio turismo, ambiente e agricoltura deve necessariamente diventare il volano di sviluppo della provincia di Chieti. Parliamo invece di organizzazione del partito. È il momento delle primarie, non solo per il candidato presidente alla regione, ma anche per tutte le piccole realtà che andranno al voto a maggio del 2014. In provincia di Chieti ci saranno 51 comuni che torneranno al voto, quindi praticamente la metà dei comuni della provincia di Chieti, e in qualche comune la discussione è già abbastanza avanzata e hanno già deciso che si terranno le primarie. Penso a Montedorisio, penso a Cupello, c'è discussione in qualche altro comune, ci sono tanti sindaci del PD che sono al primo mandato e che si ritroveranno nuovamente a fare campagna elettorale. L'auspicio è che la discussione delle primarie a livello regionale, con la proposta del segretario Paolucci e di tutta la segreteria regionale di intraprendere questo percorso per la scelta del presidente della regione, accompagni anche la scelta dei candidati sindaco e di lì la costruzione di una coalizione di liste che ci porteranno a vincere le elezioni amministrative e regionali.